venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci siamo nel percorso che porta i pellegrini verso il coro delle stimmate. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi quanto accadde negli anni 50, un fatto particolare che viene scritto nel libro di Pasquale Cataneo sui fioretti, aneddoti di Padre Pio. Lui racconta che un suo amico medico si trovava anni fa insieme ad un veterinario di Bologna con Padre Pio, al quale al primo disse di mettere in manicomio un suo figlio e al secondo che gli mostrava una radiografia dalla quale risultava che il figlio aveva un tumore al cervello, di portarlo tranquillamente a Bologna, perché in realtà non aveva niente. Bene, le affermazioni di Padre Pio a loro tempo risultarono esatte, ma al mio amico medico parvero azzardate. Infatti, pensò tra sé, chist je paz, ovvero questo è pazzo. La sua persuasione poi si rafforzò anche quando Padre Pio, avvicinatosi a lui, gli mise una mano sulla testa e gli disse: "Tu sei uno smemorato". Allora disse: "Davvero, non solo chist je paz, ma questo è pazzo davvero", continuava ancora. Infatti egli aveva la consapevolezza di avere una memoria di ferro perché ricordava immediatamente anche i nomi più strani delle varie medicine. Allora, sentirsi dare dello smemorato gli parve proprio una stranezza, di un pazzo, ovvero Padre Pio. Se non che, uscendo dalla visita a Padre Pio, si ricordò che prima di andare da lui era stato in un bar lì vicino per prendere un caffè. E non avendo spiccioli, aveva dato alla barista 10.000 lire. Il barista gli aveva messo sul banco il resto, ma lui si era dimenticato di prenderlo. Allora tornò al bar, richiese il resto, che non aveva preso prima, ma il barista fece lo gnorri. Non lo rispose, non sapendo nulla. Lui comunque il resto l'aveva dato e basta. Il mio amico, racconta ancora Pasquale, gli spiegò che aveva dimenticato di prenderlo, ma non ci fu niente da fare. Allora concluse tra sé: "Il pazzo non è Padre Pio, che mi ha dato giustamente dello smemorato, ma sono proprio io che ho pagato 10.000 lire un caffè che ne valeva soltanto 30".